I bambini e il coronavirus, quale impatto? Sono il professor Lorenzo Masieri, urologo e urologo pediatrico dell'Università degli Studi di Firenze. Finalmente una buona notizia, i bambini sono molto poco colpiti dal coronavirus, nel senso che l'infezione la possono avere, ma nella maggioranza dei casi è un'infezione che decorre in modo asintomatico e raramente si associa a sintomi gravi, non sono stati registrati decessi neppure in Cina, dove è nata questa epidemia. Ma attenzione, perché la maggior parte dei bambini hanno sintomi che possono essere assenti oppure molto sfumati. I soliti sintomi, sì, la tosse secca, la febbre, l'astenia, ma anche sintomi gastrointestinali che sono più frequenti rispetto agli adulti, come nausea, vomito o diarrea. Quindi stiamo molto attenti, perché i bambini prendono l'infezione da chi? Dagli adulti, e la possono anche trasmettere agli adulti, quindi possono essere soprattutto anche degli ottimi untori. Quindi il mio consiglio è: stiamo a casa, atteniamoci a quanto ci viene consigliato di rimanere nelle nostre abitazioni e approfittiamone per dedicare più tempo ai nostri bambini. Scacciamo il coronavirus e costruiamo le corone per i nostri figli.